Consigliere Iacono, il movimento Partecipiamo definisce il reddito di cittadinanza una bufala da 1 milione di mi piace, 1 milione di like. Ma guarda, uno vorrebbe occuparsi di tante cose, ma io certe volte penso proprio, è come se uno se li cercasse. Siamo rimasti disarmati dal vedere sul blog nazionale di Grillo, dopo pochissime ore, si può dire, dopo pochissimo tempo dalla conferenza stampa che è stata fatta al comune di Ragusa, che grazie ai 5 Stelle si era fatto il reddito di cittadinanza a Ragusa, e questo visto come un modello nazionale per dire che il Movimento 5 Stelle fa il reddito di cittadinanza. Siamo andati a vedere la delibera intanto solo nell'oggetto c'è scritto reddito di cittadinanza, dopodiché già nella parte della premessa si fa riferimento invece al SIA, sostegno sull'inclusione attiva, che è fatta, diciamo, A quella a livello nazionale, dal allora. governo nazionale. E poi nella parte dispositiva non si fa più cenno al reddito di cittadinanza, anche perché il reddito di cittadinanza ha anche altre tipi di caratteristiche, una natura più universalistica, sono 49.000 euro tra l'altro che sono state inserite, e nella delibera stessa si fa riferimento a quello che è un percorso di mediazione intergenerazionale, che poi non è altro che una delibera di 2 anni fa, di 3 anni fa, una delibera che prendeva un finanziamento da parte del Ministero, che allora su un progetto che fu presentato dal commissario, e quindi prima ancora, diciamo, di questa giunta. Oltre questo ci sono altre inesattezze, noi riteniamo, nella delibera, che sono anche, potrebbero avere profili di legittimità, perché il fatto stesso che soldi vengono dati come? Attraverso un colloquio a sportello, ci è messo senza alcuna graduatoria. Poi leggiamo anche sul blog a livello nazionale che prima di questo i sussidi al Comune di Ragusa venivano dati tout court, ma anche questo non è vero. C'è un regolamento, devo dire molto innovativo, che fu fatto agli inizi del 2007 dal Consiglio Comunale, che introdusse tutta una serie di strumenti assolutamente innovativi che precedettero anche strumenti normativi poi successivamente fatti a livello nazionale. Io penso alle borse lavoro, ai tirocini formativi, all'assegno civico, al sostegno all'inclusione. Anche allora si parlava in buona parte di inclusione lavorativa, di inclusione attiva anche, no? I SAL, le cosiddette SAL. Per cui non è vero che prima non si è fatto nulla, si sono date tutte le cose tout court. Allora perché fare tutto questo? Per fare in modo che dopo poche ore addirittura 1 milione quasi di persone hanno messo mi piace sul fatto che ci sia a Ragusa il reddito di cittadinanza. A Ragusa non c'è un reddito di cittadinanza, così come si intende il reddito di cittadinanza. E io inviterei, obiettivamente, abbiamo fatto anche un atto ispettivo su questo, vediamo cosa risponderà l'amministrazione. Inviterei a occuparsi dei problemi reali della città, che sono tante, e occuparsi di meno dal mettere immediatamente dopo, un minuto, il tutto in questo blog nazionale per fare campagna elettorale. Siamo stanchi da una parte e dall'altra di farsi campagna elettorale. Da una parte partono con le quattordicesime, dall'altra gli si risponde mettendo reddito di cittadinanza, che in effetti nei fatti non esistono, al solo scopo di prendere in giro le persone, perché bisogna accaparrarsi quante più voti possibile. Ecco, dinanzi anche alle difficoltà delle persone ci vuole sicuramente molto più impegno di serietà e non altro.